Matti Azzubo, insegno materiali tessili e al Meet Academy. Meet Academy è una realtà nata quest'anno, è un ITS, quindi una fondazione, ne sono nati una cinquantina in tutta Italia. A Scandicci è nato questo qui ad indirizzo moda. La figura professionale che verrà fuori da un percorso di studi per adesso biennale sarà la figura professionale del tecnico che segue il prodotto moda, quindi dalla scelta del tessuto fino alla realizzazione del capo d'abbigliamento. Quello che i ragazzi fanno con me è sostanzialmente lo studio dei materiali tessili, quindi dalle fibre ai filati ai tessuti ai loro utilizzi per la realizzazione del capo d'abbigliamento. Parallelamente c'è un altro insegnamento, appunto parallelo al mio, in cui vengono insegnati invece nozioni riguardo alla pelletteria e alla formazione dell'accessorio e del capo in pelle. Cosa sono i corsi ITS? ITS significa Istituti Tecnici Superiori. Istituti Tecnici Superiori che sono però corsi post-diploma. Scuole speciali di alta tecnologia per formare tecnici specializzati che non abbiano una formazione solo teorica, non sono alternativi alle università, non sono lauree brevi, ma sono dei veri corsi di formazione di alta specializzazione tecnica. Gli ITS sono scuole pubbliche a tutti gli effetti che sono stati istituiti con decreto ministeriale, ma sono istituiti da fondazioni con partecipazioni private e soprattutto devono essere collegati a istituti tecnici superiori. La partecipazione delle aziende è fondamentale nelle fondazioni, poli universitari devono intervenire e enti pubblici del territorio. Lo scopo è quello di formare tecnici specializzati che trovino immediata collocazione nel mondo del lavoro e di cui il mondo del lavoro abbia necessità. La novità è quella di strutturare corsi flessibili, in quanto possono essere variati di anno in anno le figure da formare. Sono corsi biennali di 2000 ore in cui devono essere svolti almeno 600 ore di stage presso le aziende, prevalentemente le aziende partner delle fondazioni, che partecipano anche alla ricerca della figura professionale necessaria al momento sul territorio. Cosa ti ha spinto a scegliere questa scuola? Allora, io ho fatto degli studi di tipo linguistico e poi ho scelto questa scuola per un interesse nella moda, una passione per il settore in generale e per le possibilità che ci sono sul nostro territorio di poter lavorare nel settore della pelletteria e del tessile ad altissimi livelli. Io invece provengo da una famiglia di pellettieri che hanno sempre lavorato qui nella zona e quindi, diciamo, da una formazione appunto familiare sono riuscito a entrare poi in questa scuola e niente, quindi insomma proprio questo. Io invece vengo dal Buzzi, perito tessile, e quindi stando sempre nell'ambito della moda ho scelto di eseguire, insomma di frequentare questo corso di pelletteria per poi magari mettere insieme le due cose. Io sono diplomata alla Sorna Buoni di Firenze, un professionale di moda, di conseguenza ho voluto continuare in questo ambito, sfociando anche un po' nella pelletteria, così avere un pochino un'infrenatura, anche se questo corso si suddivide in pelletteria e tessile, ho voluto continuare il tessile, però almeno comincio un po' a vedere anche la pelletteria. Ho scelto questa scuola perché mi ha sempre interessato la moda e era l'unico corso che sembrava più tecnico in quest'ambito e niente, ho provato e ora mi piace e sono continuo così. Anch'io come Chiara ho scelto questo corso perché era molto più pratico rispetto ad altri corsi che avevo già visto, i professori sono altamente qualificati e quindi riescono comunque bene a insegnarci anche delle materie abbastanza difficili e ottime impressioni per quanto riguarda fino ad ora, insomma, lo svolgimento delle lezioni. Spero in futuro di poter riuscire a trovare comunque un lavoro in quest'ambito qui della moda che mi ha sempre interessato. Stessa cosa delle altre, avevo già cominciato con la moda alle superiori, ho deciso di continuare questo corso perché comunque è più di specializzazione, meno teorico, anche se le materie teoriche non sono facili, però
ci si prova, si va avanti, si cerca di ottenere dei risultati abbastanza alti. Anch'io come lei ho studiato moda alle superiori e comunque volevo continuare in questo settore, ho trovato questa scuola, insomma questo corso, che visto che era gratis, anche questo insomma conta. Ho provato insomma ho partecipato al bando, mi hanno preso. E quindi volete fare gli stiliste? No, non è un corso di stilisti. Il responsabile sviluppo prodotto, c'è una figura che interagisce con molte figure all'interno di un'azienda e quindi insomma riesci poi alla fine a realizzare un prodotto e metterci anche del tuo, collaborando anche con stilisti, comunque diciamo un gioco di squadra. Stilisti, modellisti, è un gioco di squadra alla fine, non sei solo te singolo che fai tutto il prodotto, però vieni aiutato anche da altre figure all'interno, quindi sembra molto interessante. E diciamo questo corso vi serve poi anche per direttamente per il lavoro, perché è fatto contatto, ci sono varie associazioni che sono soci di questo progetto, come Gucci, Monna Lisa, Ferragamo anche, Patrizia Pepe, niente, spera di trovare lo stage da fare poi. Sì, ci sarà uno stage alla fine dei due in anni. In queste aziende, penso. Sì, in varie aziende del settore, o pelletteria o tessile, e guardiamo un po'.